Chiama. Come ti chiami? E non fosse fastidioso, come ti chiami? Mario Cuomo. Che stai facendo insieme agli altri? Un scippo. Scippo, eh? Che è una zona dove si spaccia solamente eroina, cocaina e fumo. E facevo scippo. E allora forse non hai capito quello che ti ho detto. Intanto stasera non dormi a casa. E so io dove ti mando. Con calma, pensaci un attimo su e dimmi che stai facendo allora. Un scippo. Vabbè, questo allora dopo nel mio ufficio, siete. Come ti chiami tu? Esposito. Esposito? Pronto. Quanti anni hai? 15. E che facevi dentro la quantità di anni? Spacciavo. Da quanto tempo spacci? 2-3 mesi. 2-3 mesi? Non puoi affaticare, no? No, mi sfastidi. Ti sfastidi? E assetti, dov'è? Bravo, bravo. Come ti chiami? Mi piacendo. E con chi stai quando ti hanno preso? Con Bruno. È amico tuo, Bruno? Sì. Quello che spaccia? Sì. E tu non lo sai che spaccia? Stai facendo compagnia a lui? Ma tu lavori, a scuola, che fai? Niente. E perché non vai a scuola? Perché non mi piace. Assetti, eh? Come ti chiami? Tittaciro. Tittaciro? Sì. Quanti anni hai? 16. Sì, ma tu stai in un posto dove si fanno o dove hanno accattato? Tu le fai? No. Non ti fai? No. Ma spacci? Sì. E tu che? E portati i soldi a casa. Assetti, eh? Come ti chiami? Salvato. E tu fai tu? Sì. E quando ti serve per fare? C'è da me. Un giorno? Sì. E chi ti dà? Vado a rubare. Vai a rubare? Assetta, sì. E tu che facevi là? Accatto fumo. Ma solo per te? No, per me e per Vennero. Per Vennero pure, eh? Va buona, assetta. E tu che fai? No. E che facevi là dentro? Portavo i soldi all'annata. Ma vai a scuola? No. E quanti anni ti è? 14 anni. E non vai a scuola? Assetta. Ma io ti conosco a te, tu sei quello del motorino? Sì. E porti la bustina avanti e indietro? No, ma sono il motorino. Hai rubato solo il motorino? Assetta. E tu questa faccia che facevi? Sei quasi in debella, ci siamo in assoluto a breve. Ma buon, te lo credi, assetta. Senti, ma tu sei più grande di quegli altri, che ci facevi? Aveva una papà. Magari perché ha portato la roba? Sì. E a chi ha portato? A uno che non conosco. Non lo conosce? No. Un altro film su Napoli? Sì, un altro. Scusate, ma ce n'era proprio bisogno. Lo chiede a lui. Voi siete Francesco Rosi, il regista, io vi ho riconosciuto, è vero. Ma questi film su Napoli che li facciamo a fare? Io ho visto uno, ho visto tutti. I Guagliuna, la Camorra, la Droga, la Muina. Questo ci passa il convento. Io sono di Torino, eppure amo molto Napoli, perché si sa, i napoletani non hanno molta voglia di lavorare, tocca a noi del nord mantenerli, eppure sono così allegri, simpatici, vitali. Questa mi piace, segnatela. Sicuro. Guardi però che i pregiudizi su Napoli, anche quando sono favorevoli, sono di cattiva qualità. Lo ammetto. Auguriamoci allora che il vostro sia un film di buona qualità. È maestrale, buono per la vela. Siamo fermati l'urco. È impossibile, io c'ho gente che mi aspetta. E io devo andare a piedi, tanto è stato qua vicino. A piedi, con le valigie, a piedi andiamo. E che ci posso fare, stiamo a Napoli. Andiamo a piedi, va, andiamo a piedi. Andiamo, non perdiamo tempo. Andiamo, io sono in ritardo. Andiamo. E non mancazzate, facciate la salute.
non è lontano da qua. Come? Non è lontano da qua. No, l'università è qua vicino. È che uno, abbiamo preso il tassì perché le valigie, le borse, però sta qua vicino. Ma quelli già stanno tutti quanti nell'aula sicuramente. Acceleriamo un po' il passo. Ma che acceleriamo? A me mi pesa la valigia. Noi studenti della Facoltà di Architettura riteniamo importante riportare il dibattito sulla città di Napoli nell'ambito universitario. Aprire questo incontro con ti la sei proiezione preparato bene. Del chissà film che cosa si aspettano da te questi. Significa ritornare con la mente 30 anni indietro per ripercorrere le vicende che hanno segnato la nostra città. Ringraziamo tutti quanti sono intervenuti, rilevando però l'assenza significativa di alcuni personaggi. Possiamo cominciare con la proiezione. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. E ti pare una cosa facile? E cambiamo il piano regolatore. Che cosa? E noi cambiamo il piano regolatore. Non c'è bisogno. La città vai là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato. Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila e pure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto. Eccolo là. Quello è l'oro oggi. E chi te lo dà? Il commercio, l'industria? L'avvenire industriale del mezzogiorno, sì. Investi i tuoi soldi in una fabbrica, sindacati, rivendicazioni, scioperi, cassa malattia. Ti fanno venire l'infarto queste cose. E invece niente affanni e niente preoccupazioni. Tutto guadagno e nessun rischio. Noi dobbiamo fare questo è come ragiona la nostra borghesia imprenditrice. Ancora oggi. Marinami! I morti di ieri e quelli che li hanno preceduti sono le vittime della vergognosa speculazione privata che ha cambiato la faccia della nostra città e che dilaga sempre di più perché trova consenso e complicità perfino tra gli uomini seduti in quest'aula, su questi banchi! Ma insomma, che volete? Dove volete arrivare? Noi vogliamo che il Consiglio Comunale nomini una commissione d'inchiesta nella quale tutti i gruppi siano rappresentati per indagare sulla speculazione edilizia. Non cambierei neppure una virgola. Guarda che bel giorno, guarda. Ehi, qua sono invecchiato a furia di ripetere sempre le stesse cose. Togliete la parola anche al vostro assessore, tanto avete le mani sporche. In questo scandalo c'è in ballo la giunta, noi tutti, il partito, il progetto. Noi siamo sotto le elezioni, ricordatelo. E tu devi seguire il mio consiglio, non te ne pentirai. Che cosa stai dicendo? Ma dove vuoi arrivare? Forza, parla chiaro. Una deplorazione della commissione all'impresa di costruzione notte. Qualche funzionario del comune mandato in pensione e tutto torna come prima. Tu lo sai come si risolvono queste cose. Ma io ne senti, mettiamo le carte in tavola. Tu vuoi dire che io non mi devo presentare alle elezioni? La pensate tutti così, ma siete impazziti. A me i miei voti mi costano milioni, li ho cercati uno per uno, vicolo per vicolo, casa per casa, e voi, quando vi servivano, me li siete presi. E adesso, secondo te, io li dovrei pigliare e regalare al primo idiota che voi decidete di mettere al posto mio. Eh già, è semplice. Quando non te lo fa comodo, tutto bene, se no... una bella croce e ti saluto.
Però come privato cittadino, Nottola, resta sempre un bel investimento perché il denaro vi entra in tasca. E voi non sapete nemmeno come. E questo? Secondo te noi saremmo tanto pessi da buttarla a mare per le tue ambizioni politiche? Già. Perché quando voi vi sarete fatte le parti, Nottolo, con la mano stesa e il bavero alzato, viene a bussare alle porte vostre. Me la fate costruire questa strada, questo palazzo, me lo date questo appalto. Maglioni, io devo diventare per forza assessore perché mi posso fidare soltanto di me stesso. Ma perché vuoi diventare assessore? Per controllare gli appalti del progetto. Ma questi sono tuoi. Noi dobbiamo vincere le elezioni, dobbiamo conquistare la maggioranza. E con tutte le fesserie che vai facendo, la maggioranza noi non la pigliamo. Il costruttore che di politica non ne capisce niente. La situazione è legata ad un filo. Maglione, io devo diventare assessore. Nottola, aggiornati, allora bastava la corruzione, oggi ci vuole il mitra. Sì, da mettere in confronto con il nostro assessore. Io parlo ai fatti, costruisco palazzi. E De Vita li ha visti, dice che non ha niente contro, perché siano costruiti dove e come vuole la legge. Ma è qua che si fa la legge. Le leggi si fanno in quest'aula. Approfittando del potere che è alle vostre mani. Voi però queste leggi non le fate nell'interesse di quelli che vi hanno dato il voto. I miliardi della legge speciale per la città, i soldi di tutti quanti noi cittadini, servono solamente a riempire legalmente le vostre tasche. Il problema dopo 30 anni è sempre lo stesso. Chi fa la legge e in quali tasche vanno a finire i soldi dello Stato? Io comincerei dalle ultime immagini del film, più in là di quei palazzi costruiti sul vuoto, credo non si potesse andare. Ma gli ultimi avvenimenti tragici di questi giorni di Palermo accentuano la tensione e la drammaticità di questo nostro incontro, tanto che può sembrare strano ritrovarsi qui a parlare di Napoli mentre in Sicilia succede quello che succede. Ma i problemi di Napoli non sono da meno di quelli di Palermo. Napoli e Palermo sono due città malate di un solo stesso paese che è tutto malato. Che cosa è successo in questi ultimi 30 anni che ci separano dal film a Napoli? Lo chiedo a Carlo Fermariello, che è stato protagonista del film dalla parte dell'opposizione e che ha vissuto a Napoli questi 30 anni. In questi 30 anni è cambiato il mondo e anche Napoli è cambiata. Prima qui vi era una base produttiva interessante, solida, una forza operaia che dava l'impronta a tutta la città. Adesso qui, invece, siamo in mano alla camorra, la vita è difficile, bisogna difendersi minuto per minuto, le speranze gli vanno offuscando, la città è diventata cinica e violenta. Qui a Napoli vi è scarsezza di vita democratica, le istituzioni non funzionano, lo Stato è assente. Qui si è avuto uno sviluppo parassitario, nel senso che si consuma più di quello che si produce e questo spiega anche la rottura nord-sud, siamo in una fase difficile che ha messo a rischio l'unità nazionale. Questo è il quadro che abbiamo di fronte. Ecco perché io penso che se tutta l'Italia è malata, come è stato detto, qui a Napoli le cose si vedono meglio, il male si vede meglio. Ma cosa è cambiato dopo 30 anni a Napoli? E non solo a Napoli. 30 anni fa il volto della speculazione era riconoscibile, il costruttore Nottola era identificabile,
in certo modo si faceva carico delle sue responsabilità. Oggi la speculazione ha corrotto la società civile e è diventata diffusa e capillare politica del malaffare. In questo gioco la cultura è perdente e perduta. Certamente ha perduto la città. E cosa è successo in questi anni? Ma due cose, mi sembra, sostanzialmente. La prima, una strepitosa finanziarizzazione selvaggia della città. Sulla città è piovuto un fiume di denaro che l'ha portata fuori dall'arretratezza della vecchia questione meridionale. E poi la fine della politica. La politica è ormai fuori del cuore della città. Dopo la sconfitta della sinistra, i partiti sono oramai dei comitati d'affari, solamente una pura nomenclatura delle clientele, indistinguibili l'uno dall'altro. Eppure la città è vitale di una vita febbrile, come attraversata da una modernizzazione perversa. Un corpo vitale attraversato da sangue malato, e questo sangue malato sono questi fiumi di denaro, denaro pubblico deviato, denaro sporco, di droga e d'altro. Questo provoca decomposizione etica della città, ma insieme tenuta sociale, la città tiene più e meglio di 20 o di 30 anni fa. E infatti il controllo della camorra sta riscrivendo la geografia sociale, la storia delle classi di questa città. Via i vecchi ceti borghesi, ora la città è come schiacciata da un lato da questo rampantismo illegale e dall'altro da questa plebeizzazione. Quello dove non era riuscito il laurismo, ridurre la città a plebe, lo sta facendo la camorra e la sta facendo i nuovi padroni della città. È per questo che io sono pessimista, perché io credo che non vi siano più, che non si riescano più a identificare i soggetti che possano essere portatori di quel disegno di rinnovamento. Ma vedo che lei ha qualcosa. Io non sono d'accordo con il suo discorso finale. Napoli ha voglia di rinascere, c'è una classe imprenditoriale che vuole investire, che crede in Napoli, e ci sono tante realtà che possono creare sviluppo in questa città. Sviluppo significa creare ricchezza. Però bisogna anche capire che questa città va recuperata socialmente, perché se io socialmente recupero la città posso creare le condizioni per nuovi insediamenti industriali. Quindi noi siamo in questa logica, ci siamo schierati contro l'intervento straordinario perché è assistenza. Napoli non vuole più vivere di assistenza, perché Napoli vuole entrare in Europa. Ma questa è una città che deve anche pensare a costruire il proprio futuro, perché ha un potenziale enorme. Napoli dispone di una grande università, di un apparato produttivo con produzione di eccellenza. Questa è una città nella quale si costruiscono aeroplani, si costruiscono treni, automobili, elettronica. È una città che dispone di centri di creatività artistica, ma soprattutto ha una risorsa importante, i giovani. I giovani vanno considerati come una risorsa, non come un problema. Ecco, se noi riusciamo a mettere a frutto tutto questo potenziale, nel senso che riusciamo a trovare la capacità che noi insieme, società napoletana, non altri, si possa soffiare tutti nella stessa vela, nella predisposizione e quindi nella realizzazione di un grande progetto di rilancio della città. Io credo che chi è venuto meno all'appuntamento con lo sviluppo del Mezzogiorno in generale, ma di Napoli in particolare, siano le istituzioni. Il tema, francamente, tra i temi del nostro futuro c'è il tentativo di recuperare questa nostra identità. E la nostra identità a Napoli ha una precisa dimensione, è il suo centro storico, un centro storico di una ricchezza con un patrimonio monumentale di beni storico-artistici immensi che non hanno nulla da invidiare a quello che è a Roma o Parigi, in cui vivono, ed è questo un dato su cui vi prego di riflettere, 250.000 abitanti. Questi 250.000 abitanti e questo patrimonio di chiese, di palazzi, di edifici, di edilizia, debbono conquistarsi una loro dignità. E tra le prospettive del domani di questa città, io credo ci sia un largo consenso sulla necessità di dover recuperare, restaurare degnamente, non distruggere questo patrimonio. E questo per molti motivi, che non sono solo quelli della cultura, anzi, li mettiamoli pure in ultimo, ma sono quelli dello sviluppo economico. Io vorrei dire qualche cosa a proposito dello sviluppo che ha avuto l'area metropolitana negli ultimi 30 anni. La città è diventata una megalopoli di 3 milioni e mezzo di abitanti
e la popolazione che è compresa nell'area è pari a quella di città come Trieste, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Messina e Catania messe assieme. Le autorità preposte non danno attuazione ad un disegno strategico sull'area metropolitana. Alle falde del Vesuvio vivono oltre 700.000 persone, come dire una città, somma di Bologna e Salerno. L'occupazione del territorio è avvenuta con arroganza e cinismo, senza alcun rispetto per i noti rischi naturali e per le grandi risorse ambientali dell'area napoletana. Lo testimoniano circa 1 milione di abitanti che vivono in queste zone a permanente rischio naturale, bradisismico, sismico, vulcanico, idrogeologico, e il prelievo che viene effettuato dalle falde attorno a Napoli di circa 400 milioni di metri cubi di acqua all'anno. E lo testimoniano i circa 10 milioni di metri cubi di acqua di fogna che vengono immessi direttamente in queste falde usate anche per scopo idropotabile. Io vorrei ricordare che Napoli è la città italiana a più alta densità abitativa, ha 11.000 abitanti per chilometro quadrato, cioè a dire 5 volte Roma, 2 volte Hong Kong. Quando è stato girato questo film 30 anni fa, Napoli aveva 700.000 abitanti, ora ce n'ha 1,5 milioni, cioè più del doppio. E in questo clima si producono progetti micidiali ai danni della città, sventramento del centro storico. La verità è che Napoli ha oggi 31.000 alloggi vuoti, cioè 150.000 vani vuoti. Non ha più bisogno di un solo vano abitativo in più, abbiamo bisogno viceversa di verde, attrezzature e servizi. Quindi occorre realizzare una politica di decongestione della città e di impegno del territorio. Napoli ha 1,5 milioni di abitanti, ma 386.000 sono disoccupati. Non è vero. Lavorano tutti. Lavorano nelle imprese della Camorra. I 120 clan censiti a Napoli sono 120 aziende che fatturano 8.000 miliardi l'anno e danno lavoro ad almeno 400.000 persone. Nemmeno la Fiat con tutte le sue aziende ha questa capacità occupazionale. La Camorra si è trasformata in impresa ad opera della droga. 216 sono i punti vendita nella città di Napoli, uno ogni 400 metri. 30.000 sono i tossicodipendenti da eroina. Spendono 150.000 lire al giorno. La Camorra incassa 4,5 miliardi al giorno, 135 miliardi al mese, 1.620 miliardi l'anno solo col traffico di eroina. Se ci aggiungiamo la cocaina e le altre cose, arriviamo a 3.000 miliardi. Questo fiume di denaro defluisce nell'economia della città, inquina tutto, inquina le istituzioni, corrompe la stessa coscienza civile dei napoletani. La droga è dunque la principale fonte di finanziamento della malavita organizzata. O meglio, lo è, secondo me, la proibizione della droga. Solo perché talune sostanze sono vietate, il loro commercio genera i vertiginosi profitti di cui abbiamo appena sentito. È tempo dunque di sperimentare strade nuove che sottraggano alla malavita organizzata la sua principale fonte di finanziamento. E la strada, io credo, è una sola, come ha indicato di recente anche il Parlamento europeo. Superare la legislazione proibizionistica e arrivare all'unica soluzione, la legalizzazione della droga. Voglio parlare della criminalità minorile, la fotografia della mala Napoli. A Napoli ci sono, oltre ai 1.000 ragazzi rinchiusi nelle carceri minorili, 60.000 ragazzi dai 12 ai 18 anni che delinquono, che fanno furti, rapine, scippi e che fanno i corrieri della droga per la Camorra. Per questi ragazzi e per tutti i ragazzi che secondo me sono la prospettiva di salvezza di Napoli, io vorrei fare 3 proposte. La prima è che bisogna mandare tutti i bambini a scuola, bisogna che si rilanci la formazione professionale, che i ragazzi di Napoli imparino un mestiere in alternativa ai mestieri che gli dà la Camorra. Bisogna sbugiardare e denunciare tutti i fannulloni e tutti i nulla facenti che sono negli uffici della città. Il forte intreccio affari politica Camorra rende senz'altro più arduo il ruolo della magistratura. Eppure negli ultimi anni la magistratura napoletana ha dimostrato nei fatti di non voler svolgere il ruolo subalterno
svolto negli anni 50-60. Questo mutato atteggiamento culturale ha prodotto due effetti. Uno, ci sono inchieste più incisive nei confronti dei pubblici amministratori. Due, aumentano i tentativi di interferenza nei confronti dell'autorità giudiziaria. Ha ragione il giudice De Chiara. La situazione a Napoli è diversa da Milano. Più difficile far filtrare luce di verità attraverso il muro costituito da politica, affari e camorra. Ed anche diversa è la struttura del malaffare, perché anche qui abbiamo imprenditori che danno tangenti. Abbiamo poi la camorra imprenditrice col controllo dei subappalti, il racket del cemento, eccetera. E abbiamo la figura nuova del politico che si fa imprenditore, costituisce attraverso parenti, affini, sodali, prestanome, società che guidano la danza degli appalti e ricevono commesse pubbliche per centinaia, migliaia di miliardi. Anche la speculazione sui terreni non è più guidata dai privati, è guidata da società a partecipazione statale in questa città, che sono nelle mani dei politici e che posseggono vaste aree sulle quali si concentra la pressione speculativa. Sono 50 anni, non 30, Rosi, che un principio è assodato in questa città, che lo sviluppo urbanistico non deve avvenire a monte del centro storico nelle fasce a mare, ma svilupparsi lungo un asse metropolitano sulla direttrice nord-est della città. E da 50 anni si fa pervicacemente tutto il contrario, per questo oggi si parla di decongestione. Ma i progetti urbanistici di cui si è discusso in questi ultimi due anni sono stati ancora una volta sul centro storico e sulle aree a mare delle dismesse attività imprenditoriali. E questo, amici studenti, con la complicità e avendo come coriferi alcuni professori di questa facoltà d'architettura. Qui non credo che siamo più in Italia o in Europa, siamo purtroppo già nel Medio Oriente. Bisogna fermare questi signori, se no non c'è speranza per Napoli. Sono d'accordo, professor Claveri, è da questa facoltà che sono usciti negli ultimi 10 anni i progetti più speculativi per la città, quelli dell'urbanizzazione dell'area industriale o quelli di sventramento del centro storico. Però è anche vero che da questa stessa facoltà sono usciti progetti alternativi per la difesa dell'ambiente. E poi voglio dire anche un'altra cosa, 30 anni fa i costruttori avevano l'arroganza di decidere il futuro della città, oggi lo faranno le imprese della camorra. Noi abbiamo il dovere da questa facoltà di far uscire generazioni di tecnici capaci di decidere dove, come e quando bisogna rispondere alle esigenze sociali. A conclusione di questo nostro incontro vorremmo ascoltare il professor Zevi. Va bene, cercherò di concludere nella maniera più esplosiva e polemica. Come d'abitudine. Allora che vogliamo fare? Beh, io propongo di stabilire almeno due, sono 15, ma almeno due criteri per il futuro di Napoli. Primo, no alla scacchiera, a questo assurdo, criminoso sistema di affettare il terreno secondo sistemi ortogonali. Ecco, in tutte le città si pongono spesso problemi di scacchiera, ma mai in nessuna, credo, con la stessa intensità maniacale come a Napoli. Roma, per esempio, non c'ha scacchiere. Ma Napoli ce l'ha e ce l'ha dall'antichità fino ad oggi. Allora io dico no alla scacchiera militare di origine romana del Castro. No alla scacchiera oligarchica, no alla scacchiera gesuitica, no alla scacchiera nazi, Stalin, fascista. Primo. Secondo, no alla simmetria. La simmetria è strumento e simbolo delinquenziale della volontà di sopprimere il diverso. C'è qua uno, qua c'è un altro che combacia, perché sono due parti, sono simmetrici. Dove sto io che sono il diverso?
Concludo e vengo al punto. Napoli ha bisogno di un atto coraggioso di inventività, di fantasia. Qualche cosa che sia rischioso anche a pensarlo. Se Napoli per il suo futuro sarà capace di concepire un organismo veramente rivoluzionario rispetto a questa serie di pecette che sono state messe durante gli ultimi 50 anni, allora Napoli avrà un grande avvenire. Io di questo sono sicuro. No, dai, sono stanca, non ce la faccio più. La pigrizia. Ma poi l'avessi detto prima, mi sarei messa delle scarpe diverse, non queste per venire su al Vesuvio. Dai, tutti sassi. Pensa se si risvegliasse. Sì, boom, all'improvviso. Per ora riposa, ma si risveglierà, così dicono. Ma chi lo dice? Quelli che studiano i vulcani. Ma dai. Ma loro non ci pensano, sono fatti così. Tu figurati un'evacuazione in massa di 700.000 persone. Tiè! E ci penserà la protezione civile, no? Che qui la fa San Gennaro. Ragazzi, andiamo! Eccoci! Arriviamo! Adesso vi farò vedere un esperimento che consiste nella simulazione di un terremoto e che noi registreremo con l'apparecchio più antico del mondo. Il sismografo elettromagnetico di Luigi Palmieri, costruito qui a Napoli nel 1856. Quando avviene un terremoto, anche il movimento più piccolo manda in oscillazione i pendoli. Allo stesso tempo un orologio si ferma, va in funzione una suoneria, mentre due matite segnano sulla carta i movimenti dei pendoli. Ma il Vesuvio ora dorme? Purtroppo. Come purtroppo? Sì, perché quando un vulcano è in riposo da molto tempo, la gente perde la memoria storica, per cui quando ci sarà il risveglio si troverà impreparata. Ma il vero problema è che qui c'è solo l'autostrada per fuggire. Immaginatevi che cosa potrà succedere se non si fa qualche cosa subito, immediatamente. Ma scusi, per quanto tempo è durato il Vesuvio buono? Dal 1694 al 1944, ma buono per modo di dire. In realtà ci sono state tante eruzioni. Per fortuna, non tutto così imponenti. E quella di Pompei? Quella, infatti, fu un'eruzione speciale, molto forte, di tipo esplosivo. Gli abitanti furono sorpresi mentre fuggivano e folgorati dai gas. La cenere poi li ricoprì nell'attimo ultimo della loro vita, così come oggi, infatti, noi li ritroviamo. Già la cenere cadeva sulle navi, più calda e densa come più si inoltravano, e pomici e sassi neri bruciati e spaccati dal fuoco. Già un basso fondo improvviso e il franar del monte impedivano l'accesso alla costa. Frattanto, da molti punti, dall'alto del Vesuvio, rilucevano incendi con fiamme grandissime, il cui chiaro fulgore era aumentato dalle tenebre notturne. Quanto dura? 1:12. Carlo tanto si piacque del luogo che ordinò subito la costruzione di una villa reale. Rispondendo a chi gli faceva notare il pericolo del prossimo minaccioso Vesuvio,
che a ciò avrebbero pensato il Signore, la Immacolata e San Gennaro. Come dicevo io. Napoli senza San Gennaro non è niente, ma pure San Gennaro senza Napoli non è niente. Speriamo che quello ci protegga anche dal traffico. Vai, vai. Suona, suona. Vai, 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 vai. Infilati, infilati. Se non fai così a Napoli non è possibile. Infilati. Vai, 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 vai. Ma stai attento, ma non vedi che ti vengono addosso? Ma dove credi di essere? A Oslo, a Stoccolma? Qua stai nel Miglio d'Oro, Torre del Greco, Portici. Stai attento. Guardate avanti qua, guardate a destra, attraverso i portoni. Queste ville avevano tutte la discesa a mare. Sì, però con questo degrado si confonde tutto. Ma non avete ancora capito che Napoli è tutta così? Bisogna avere l'occhio esercitato. Ma quante sono? Immagina questa costa disseminata di ville. 122 se ne contavano. E tutte bellissime. Perciò l'avevano chiamato il Miglio d'Oro. Immagina che cosa doveva essere. Certo che ce ne vuole d'immaginazione. Stavo dicendo che in questo casino mi ci trovo bene. È meglio che non mi faccia sentire. Sarà la vivacità di questa gente, la vivacità. Eh sì, sarà la vivacità dei bacilli nella loro cultura. Che ridi, ridi, che ridi, guarda avanti, guida, guarda avanti. Lì abitava Enrico De Nicola, il primo presidente della Repubblica Italiana. Per dirvi com'era quest'uomo, vi basti sapere che si faceva rivoltare il cappotto anche quando era presidente. Me l'ha detto il sarto, io l'ho conosciuto. Preistoria? Non tanto. 40 anni fa. Girava in tram, si pagava il biglietto del treno. Beh, un uomo di specchiata onestà. Non fare la spiritosa, tu. Che cretino. Per lei ha chiamato il professor Zevi da Roma, richiamerà più tardi. Grazie. 445. Pronto? Ah, Bruno. Sì. No, Bruno, no, devi venire, no, assolutamente no. T'assicuro che ti lascio libero subito. Ti ringrazio. Ciao.
ci sono una serie di scatole, scatole di vetro verde, scatole di vetro avana, scatole di vetro trasparente, oppure scatole di cemento, tutte scatole. Perché? 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 Tutto si basa su una scacchiera. Invece di far nascere la città dalle sue funzioni, si precostituisce, si preordina la città e poi sugli elementi della scacchiera si mettono questi volumi, queste scatole. Ma non è questa la cosa importante. La cosa importante è qual è, io voglio sapere, perché ne ho sentito di tutti i colori, voglio sapere qual è la situazione idrogeologica della zona. È vero che sotto qui vengono le acque del Vesuvio? È vero che siamo in una situazione alluvionale? Siamo praticamente in una palude? Perché insomma, per costruire dei grattacieli o siamo a New York o siamo a Venezia. Se siamo a New York sulla roccia, benissimo, possiamo costruirli, ma se siamo a Venezia è meglio che ci andiamo piano. Ecco, qui a Napoli io non lo so, non sono in grado di vedere, non sono competente in materia, ma lo voglio sapere. Bisogna dare al centro direzionale una sua misura, una sua dimensione, un suo limite, un suo confine, e questo si può fare soltanto attraverso un parco verde orientale che a un certo momento stabilisca i limiti della città. Se abbiamo assistito a un capovolgimento di obiettivi, il centro direzionale era nato con l'idea della distribuzione sull'asse attrezzato, quindi di ridurre la congestione napoletana con delle attività centrifughe. È successo esattamente il contrario. Per dati gli interessi concentrati in questa zona, tutto si è andato a costruire qui e quindi si è trasformata una città che era lineare in una città invece accentrata intorno a questo che poi è una specie di cul-de-sac tra un carcere, un cimitero e una stazione ferroviaria. Il nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli. Non hanno neanche fatto a tempo a finirlo che già l'hanno incendiato. 110 metri, 32 piani. Il secondo grattacielo di Napoli ha cominciato a bruciare verso le 11. Viene scartata l'ipotesi del cortocircuito. Si apre la porta dell'ipotesi del dolo. Signor Rosi, voi avete fatto il film più bello che si è fatto su questa città, l'Oro di Napoli. Però l'ha fatto De Sica. Come, non eravate voi? No, mi dispiace. Vabbè, De Sica, Rosi, è sempre Napoli, Vabbè. Guarda, camminate con frutta, accomodate. Napoli? Siete interessati a Napoli? Aveva il centro antico più grande d'Europa. Questa strada qua che vedete è antichissima, è romana, è il decumano, attraversava tutta la città, da questa parte a quest'altra. Questo palazzo lo vedete così, 15° secolo, palazzo del Panormita. Ma voi siete la televisione?
Tenete la telecamera e riprendete, che state facendo? Riprendete, che la tenete a fare? Guardate questo palazzo, 1500, l'hanno distrutto. Buongiorno, è da stamattina che vi sto vedendo da queste parti, che dovete girare qualche film, sto a disposizione a voi. Tu fai ancora un cinematografo. Qui c'è la statua del Nilo, qua c'è il decumano. Ci sono molto... Lo vuoi insegnare a me? Va bene. Questa è San Gregorio Armeno, è bella, eh? I greci andavano e venivano, ievano e venivano. Io tenevo una motocicletta, no, 20 anni fa. Allora ero ricercato dalla polizia, ero guaglione. E davo l'appuntamento ai poliziotti sui quartieri spagnoli. Con questa motocicletta tutto sparato, mi chiamavano Agostino Pazzo. Quando arrivavo, vam, vam, vam. Silenzio! Il vero carosello napoletano, dottor, l'ha fatto i poliziotti. E forse una volta che mi hanno pigliato, mai acchiappato, una sola volta. Queste due colonne che ci sono qua, sono state trovate sotto. Sotto c'era anche il teatro, che Nerone, 2000 anni fa, veniva a cantare. Ci piaceva Napoli, i napoletani l'applaudivano. E poi qui è una delle strade sotto qua, no? È tutto vuoto, hanno trovato delle grosse strade, 60 metri larghe, c'erano i mercatini. Questi mercatini che ci stavano 2000 anni fa, ci stanno ancora attualmente oggi. I restauratori, gli scultori, la statua di San Caetano qua, è una cosa che sta da centinaia e centinaia d'anni qua. Quanto guadagna un killer? 5 milioni. Sempre. E questa la tariffa? No, la tariffa 5 milioni è per un capo, una persona importante. Poi man mano scende a 300.000 lire per un altro. Per un poveraccio. Passata la polizia qui 10 minuti fa, ha fermato due amici miei. Amici tuoi, non c'erano del fumo? No, veramente non avevano del fumo. Qui praticamente a Napoli siamo pieni di fumo e droga e roba varia. Lavoro? Non esiste proprio. E allora fai il ladro? Facciamo mare volo. Che mi sapevano i soldi. Ecco, quanti soldi ci facevo quel motorino? 100.000. È un motorino che vale quanto? Tipo il Peugeot? Vale 1.700.000. No, non c'era. Non c'era? Shish. Ah, shish. Che non è droga per te? No, è fumo. È fumo. In Giuseppina, tu l'hai viste? Bilance e bilancini c'erano? Che la polizia... C'era una bilancia. Una. E poi una bilancia. Poi hanno trovato 3 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish. È una bustina piccola però di l'attore. E che cosa pensi di fare? Di continuare la tua vita sempre così? Sì, mi sta bene così, mi piace. Tu faresti il killer per la camorra? Non lo so, già diciamo lo stiamo facendo una volta, ci stiamo intanto. Pensi che per una dose di eroina saresti anche pronto a sparare? Sì. Permette? La vedete la pasta in questi bicchierini? Questa diventa il babà che state mangiando. Grazie. È buono, eh? Sì, sì. Queste sono le Madeleine, quelle di Proust. Ma lo sapete che qui la panetteria si chiamava Boulangerie? Ci sono ancora i vecchi negozi con le insegne. La stiratrice si chiamava Arpassatrice, d'Arpasseuse, francesi, spagnoli. Ognuno ci ha lasciato qualcosa. Ha combattuto la delinquenza e la mafia, e la mafia lo ha ucciso. Mai la delinquenza aveva osato tanto. È la prima volta che viene ucciso un procuratore della Repubblica. La colpisce tutto l'ordine giudiziario. È una sfida ai poteri dello Stato.
Giovanni Antonello Petrucci, decapitato nel 1486 per aver partecipato alla congiura dei baroni. Riposa abbracciato alla sua testa. Isabella, d'Aragona, la figlia di Alfonso II e duchessa di Milano, Giovanna d'Aragona. Ma chi? Giovanna la pazza? La dissoluta? No, quella era d'Angiò. Poi c'è Ferdinando Francesco d'Avalos, l'eroe della battaglia di Pavia, e poi c'è anche Alfonso I, il cui cuore, appena morto, venne portato in un'ampolla in Spagna. Poi, qualche anno dopo, portarono anche il corpo. Buongiorno. Belle queste campane, eh? E sono campane che? Che sono suonate elettricamente? E campane? E sono via per la cafu. Io, coppie campane, oggi sono suonate bacco. Tanto, tanto, tinto, tanto, tinto. Era biondo, era bello e di gentile aspetto. Il 29 ottobre 1268 furono decapitati per ordine di Carlo I d'Angiò, Corradino di Svevia, Federico di Baden e 7 loro compagni. Da allora il luogo fu destinato alle esecuzioni capitali. Sulle fontane obelisco, di cui è ornata la piazza, venivano esposte le teste dei decapitati. Pasquale, senti, vieni qua, facciamo un dettaglio di questo. Ecco, poi riprendiamo la ghirlanda e poi facciamo questo qui. Ma come può essere venuto in mente a qualcuno in una piazza come questa dei palazzi così? Guarda che erano brutti anche allora. Qui c'è scritto che le leggi vietavano le costruzioni fuori delle mura della città per motivi di sicurezza e che Napoli già da allora aveva costruzioni abusive che superavano i 5 piani. Prima della peste del 1656 la popolazione di Napoli arrivava a 450.000 abitanti. Dopo la peste scese a 270.000 persone. A causa delle continue carestie, processioni di mendicanti, eserciti di villani fuggivano dalle campagne e premevano alle porte della città. Attratti in questa tana sterminata dove uomini e animali si contendevano il cibo e la stessa aria. A Napoli il popolo è più popolo che altrove, lo diceva Montesquieu. Li chiamava i selvaggi dell'Europa. Si può dire allora che è la plebe che è all'origine dei mali di questa città? Non si può dire.
La plebe è una conseguenza dei mali di questa città. Questi mali si determinarono in una forma che è ancora attuale nel secolo XVI, nel Cinquecento, quando si sviluppò la funzione di capitale amministrativa e accentratrice di Napoli rispetto al Mezzogiorno, e ciò fece sì che nella città si determinasse un'enorme congestione demografica, perché vi affluì la plebe dalle campagne, da tutte le campagne del Mezzogiorno. Questa formazione sociale della plebe napoletana, che nacque allora, si è praticamente perpetuata fino ad oggi, c'è anche oggi in qualche misura, e fu all'origine di quella espressiva ma molto drammatica qualificazione per cui nel 600 Napoli fu denominata un paradiso abitato da diavoli, che erano appunto la plebe. Ma se non ci fosse stata questa patologia della funzione di capitale di Napoli, neppure vi sarebbe stata la plebe, e noi non avremmo avuto quella malattia cronica di Napoli che è cominciata allora, perpetua le sue conseguenze tuttora. Napoli perdette per mano del boia quasi tutti i suoi uomini più importanti. Questo è Stendhal che lo dice. Quei giacobini furono i primi portatori di un sentimento politico comune, quello della nazionalità italiana. Essi non erano soltanto di Napoli, venivano dalle Puglie, dalle Calabrie, dalla Basilicata, da tutta la Campania, e non erano soltanto intellettuali borghesi, ma tra essi c'era tutta la nobiltà napoletana, e c'erano anche 30 vescovi, come ci ricorda Vincenzo Cuoco nel saggio storico sulla rivoluzione del 1799. Ecco, questo è il celeberrimo quadro di Luisa Sanfelice, la martire della rivoluzione del 99, Francesco Mario Pagano, l'erede di Vico e di Filangieri, Eleonora Pimentel Fonseca, direttrice del Monitore Napoletano, foglio rivoluzionario della Repubblica, Vincenzo Cuoco, Domenico Cirillo e infine Gennaro Serra di Cassano, il figlio dei duchi proprietari di questo palazzo, il quale viene decapitato a soli 25 anni in Piazza Mercato. I genitori di Gennaro Serra di Cassano chiesero al re la grazia, ma la vendetta della monarchia fu implacabile. Quello è il portone da cui uscivano le carrozze per andare ai ricevimenti di Palazzo Reale. Da quel giorno, quel portone fu sbarrato contro la reggia. Napoli, Caserta, Salerno, Avellino, Potenza, Bari, Matera, questa è la parte dell'Italia meridionale colpita dal terremoto. I danni più gravi e il maggior numero di vittime nella zona di Napoli, di Salerno, Avellino, Potenza. 97 i centri tra piccoli e grandi che sono stati in qualche misura colpiti dal terremoto, da quelli che hanno subito solo pochi danni fino a quelli che hanno avuto vaste distruzioni con vittime. Finora sono stati estratti dalle macerie 1012 corpi. Ciò che più colpisce di questo terremoto è la vastità dell'area interessata e la potenza sprigionata dalla scossa delle 19.35 di ieri, tra il nono e il decimo grado della scala Mercalli, più forte di quella che colpì il Friuli e il Belice. Per la prima volta nella sua storia di nazione, l'Italia ha assistito in diretta, grazie alla televisione, al modo in cui due regioni italiane affrontavano lo stesso problema e al modo in cui ciascuna di esse ottenne e spese il denaro destinato alla sua ricostruzione. Era davvero immaginabile che i cittadini di una delle regioni più prospere e laboriose d'Italia, la Lombardia, accettassero di continuare a spendere il loro denaro per alimentare la camorra napoletana, le tangenti dei partiti, la distruzione dell'ambiente? Così l'ambasciatore saggista Sergio Romano ha spiegato il voto per le leghe e la disunità d'Italia con l'esempio dei due terremoti. Stando ai dati ufficiali, si direbbe che il terremoto non è durato alcuni giorni, ma alcuni anni. Il numero dei comuni terremotati, infatti, è a mano salito dai 389 dell'80 ai 687 che oggi continuano a chiedere e ottenere risarcimenti. Una stima governativa a fine 88 calcolava in 40.000 i miliardi spesi. Altre stime più credibili, in cui si tiene conto di tutti i finanziamenti, fanno salire la somma a 60.000. Giorgio Bocca, La disunità d'Italia. Napoli è una città parassitaria, ma certamente. Napoli era una città industriale e produttiva. Ormai da 50 anni il tessuto industriale di Napoli è stato gradualmente distrutto. Questo ha dato un potere immenso alla classe politica locale. Ma è una classe politica corrotta, ci dicono tutti. Certamente,
profondamente corrotta in tutte le sue componenti politiche senza eccezione. E allora come si regge questa classe politica che governa la città, che è formata di uomini che hanno un potere non soltanto locale, ma addirittura nazionale? È molto facile dire in Italia le elezioni sono libere e democratiche. E no, a Napoli il voto politico è strettamente controllato attraverso le clientele, attraverso la camorra, attraverso i mille rivoli del lavoro precario e del lavoro nero. Questo è il primo pilastro del potere locale. Poi ce n'è un altro, forse ancora più solido, ed è il sostegno esterno. Sarà difficile crederlo, ma questi uomini politici napoletani godono di un sostegno della grande industria e della grande finanza nazionale. E sì, perché sono loro a fornire le migliaia di miliardi di contributi pubblici che l'industria nazionale riceve quando viene a fare o anche soltanto a promettere investimenti nel Mezzogiorno. E allora cosa fare? Io non credo alle prediche morali, non credo nemmeno ai controlli amministrativi, perché sono più le leggi che non vengono rispettate che non le leggi che vengono applicate. Io credo soltanto alle barriere sociali. Napoli è decaduta perché è venuta meno una classe lavoratrice stabile, basata sulla piena occupazione e quindi socialmente e politicamente indipendente. Cerchiamo di restaurarla. Brava, vuoi una mano tu? Eh? No, eh? Vale. Vedete questi scogli a pelo d'acqua? Questi si chiamano chiane. Io le chiane di questo pezzo di costa le conosco tutte, una per una. Ci ho passato l'infanzia qui. Un'infanzia felice? Lo puoi dire, un'infanzia felice, sì. Vedi, questa villa è piena di palme. C'è un parco bellissimo. Ci abitava un barone qua, che andava e veniva dall'Africa. Uno strano tipo che dormiva in barca o in uno chalet singolare che stava qui nel fondo del parco. Andate a vedere, va, deve stare dietro a quegli alberi. Qua dietro? Andiamo. Vai, vai. Ma che cosa c'è di strano questo chalet che bisognava tanto vederlo? È il ricordo che fa le cose più belle. Sono passati molti anni. Thank you.
quanti ne sono? Ora vengono a bombardare! Tieni freddo. Una flotta di pescherecci, di mercantili e di panfili di lusso armati a Marsiglia o in Sicilia batte il In pochi anni quest'uomo ha creato la più grande organizzazione criminale internazionale. Questo mi sembra essere un altro di quei tanti momenti la storia di Napoli, in cui tutti parlano di questa città, sembra chissà che cosa debba accadere, in realtà non accade nulla, l'unico dato vero è l'immobilismo che caratterizza la vita di Napoli e la sua trasformazione. Perché se qualcuno per caso, davanti ai tanti problemi, accenna a voler fare qualcosa e si cimenta con questi problemi, viene immediatamente criminalizzato da tutti. Da schiere diverse, che hanno tutte però l'interesse a che non avvenga nulla. Da una parte, infatti, abbiamo ben pensanti, preoccupati che il nuovo, anche sulla scorta delle tante cose brutte avvenute di anni. Allora, mi dici finalmente cosa ci fai qui a Napoli? Sono interessato a quello che dicono. Hai dimenticato che sono napoletano? Ma dai, se ho visto i tuoi assistenti lì fuori con la macchina da presa. Sto prendendo qualche appunto. Forse farò un filmino per la televisione, una specie di diario napoletano. Che dici? Ce la farei a far capire che Napoli è una città vitale che merita di non morire e che se l'Italia si arrende a Napoli si arrende dovunque. Lo posso scrivere questo? Se ti fa piacere. Si tratta di un nuovo ingente. Guarda, c'è Carlo Fermariello, sentiamo che dice. Migliaia di miliardi oltre quelli già stanziati e non ancora spesi. Sia ben chiaro però che come cittadini di Napoli dobbiamo garantirci di fronte a noi stessi e di fronte a tutta l'Italia. Dobbiamo garantirci, fissando e esigendo il rispetto di regole così rigide e ineludibili da superare perfino il radicato e giustificato pregiudizio contro di noi. Ma scusate, ma che è che è successo? È andata via la porta. È andata via anche nella sala del convegno. Ah, sì, qualcuno vada a vedere. Qualcuno vada a vedere. Passiamo la porta. Ma come mai? Come è successo? Sarà uguale. Andate a vedere. Abbiamo la porta, usiamo anche la luce. Ma non c'è una luce di servizio? Ma no, si tratta di un guasto tecnico e non si può riparare per stasera. E succede anche a New York. L'hanno fatto apposta, secondo me. Ma adesso quando se ne riparla? Adesso ce ne andiamo tutti a mangiare una pizza.